Allora, siamo al sedicesimo capitolo, natura divina e natura demoniaca. E oggi analizziamo il verso 16. Un attimo soltanto, anche il verso qui che senza demoranda si fa. Om Nama Bhagavate Vasudevaya. Om Nama Bhagavate Vasudevaya. Om Nama Bhagavate Vasudevaya. Allora, Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, e si batti Vedanta Goswami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. E siamo al sedicesimo capitolo, natura divina e natura demoniaca. Analizziamo il verso 16, quello che dite la lavagna. Aneka, Aneka, citta, citta, vibranta, vibranta, moha, moha, jala, jala, samavrita, samavrita, prasakta, prasakta, kama, kama, bogeshu, bogeshu, patanti, patanti, narake, narake, sucho. Aneka citta vibranta, aneka citta vibranta, moha jala samavrita, moha jala samavrita, prasakta kama bogeshu, prasakta kama bogeshu, patanti narake sucho, patanti narake sucho, aneka citta vibranta, aneka citta vibranta, moha jala samavrita, moha jala samavrita, prasakta kama bogeshu, prasakta kama bogeshu, patanti narake sucho, patanti narake sucho, aneka viva aneka citta vibranta, aneka citta vibranta, moha jala samavrita, moha jala samavrita, prasakta kama bogeshu, prasakta kama bogeshu, patanti narake sucho, patanti narake sucho, aneka citta vibranta, aneka citta vibranta, moha jala samavrita, moha jala samavrita, prasakta kama bogeshu, prasakta kama bogeshu, patanti narake sucho, patanti narake sucho. Aneka citta vibranta, aneka citta vibranta, moha jala samavrita, moha jala samavrita, prasakta kama bhogeshu, prasakta kama bhogeshu, patanti narake sucho, patanti narake sucho. Qualcun altro? Aneka citta vibranta, aneka citta vibranta, moha jala samavrita, prasakta kama bhogeshu, prasakta kama bhogeshu, patanti narake sucho, patanti narake sucho. Ah, andiamo parola per parola. Aneka, aneka, numerose, numerose, città, città, da ansie, da ansie. Vibranta, vibranta, perplessi, perplessi, moha, moha, dillusioni, dillusioni, jala, jala, da una rete, da una rete, samavrita, samavrita, circondati, circondati, prasakta, prasakta, attaccati,
Kama Bogeshu, al piacere dei sensi, Patanti sprofondano, Narake nell'inferno, Asucho impuri. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada Kijai. Traduzione. Frastornato da molteplici angosce e imprigionato in una rete di illusioni, si attacca troppo al piacere dei sensi e sprofonda all'inferno. Li leggiamo insieme. Frastornato da molteplici angosce e imprigionato in una rete di illusioni, si attacca troppo al piacere dei sensi, e sprofonda all'inferno. In questo verso Krishna sta analizzando quello che succede a chi ha la natura demoniaca. Qui parliamo di natura divina e natura demoniaca. Adesso analizziamo queste due nature. Spiegazione. La persona demoniaca vorrebbe arricchirsi sempre di più. Pensa solo al suo patrimonio e al modo di farlo fruttare il più possibile. A questo scopo, quindi per arricchirsi sempre di più, non esita ad agire in modo equivoco, a introdursi in mercati clandestini per trarne benefici illegali. Si attacca con passione ai beni che già possiede, famiglia, terra, casa, conto in banca, e progetta continuamente di farli crescere in numero o in valore. Ha fiducia solo nelle proprie capacità e ignora che tutti i suoi beni sono il frutto delle azioni virtuose compiute nel passato. Non concepisce affatto le cause remote che le permettono oggi di accumulare tanti beni, ma è convinta che siano il risultato dei suoi sforzi. Crede solo nella forza del lavoro personale, non nella legge del karma. Secondo questa legge, si nasce in una famiglia nobile, si diventa ricchi, si riceve una buona educazione o si gode di una grande bellezza solo grazie agli atti virtuosi compiuti nel passato. Ma chi ha una mentalità demoniaca pensa che tutto ciò sia dovuto al caso o alle proprie capacità. Non vede alcun piano creativo all'origine della varietà di persone, di bellezza e di educazione. Chiunque entra in competizione con lui diventa un suo nemico, e siccome sono molti ad avere una simile natura, ognuno è un nemico per l'altro. Questa ostilità inevitabilmente si espande, matura prima tra individui, poi tra famiglie, tra società e infine tra nazioni. Così il mondo intero diventa il teatro di conflitti perpetui, guerre e ostilità. Ciascuno di questi soggetti crede di poter vivere a discapito degli altri. Poiché quasi tutti credono di essere Dio, a volte si sentono predicatori diabolici rivolgersi così ai loro seguaci. Perché cercate Dio altrove? Tutti voi siete Dio, liberi di agire come vi pare e piace. Perché credere in un altro Dio? Sbarazzatevi di Dio. Dio è morto. Questo è il loro modo di predicare. Sebbene ognuno di questi individui possa vederne molti altri ricchi e influenti, quanto lui, se non di più, continua a illudersi che nessuno lo eguagli in ricchezza o in prestigio. Non crede inoltre che sia necessario compiere yagya, sacrifici, per accedere ai sistemi planetari superiori. Ma pensa che col suo personale sistema di yagya costruirà l'apparecchio meccanico che gli consentirà di raggiungere questi pianeti. Ravana ne fu l'esempio migliore. Promise al suo popolo di erigere una scala gigantesca che avrebbe permesso a tutti di arrivare ai pianeti celesti senza dover compiere i sacrifici prescritti nei Veda. Oggi si vedono persone di natura demoniaca comportarsi in modo simile quando si prefiggono di raggiungere i sistemi planetari superiori con mezzi meccanici. Questa è la dimostrazione del grado di confusione e di illusione in cui si trovano, ma non se ne rendono conto e scivolano verso le regioni infernali. Soffermiamoci sulle parole Moha Jala, quelle che vedete qui. Jala significa rete.
come pesci presi in una rete, queste persone non hanno modo di scappare. Quindi, frastornato da molteplici angosce, imprigionato in una rete di illusioni, si attacca troppo al piacere dei sensi e sprofonda all'inferno. Oh, ma che attimo andassi anche in Angela, c'è la carriera, c'è la scelta, mi è nata, sono le 5 a vena, ma non ho visto, io che c'è per scelta, le scelte era della sua. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashate Adeshatarine Vancha Kalpa Tarubhya Cha Kripa Sindhu Vyeva Cha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadana Shivasadi Gora Bhatta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Allora, qui si parla di questa natura demoniaca. Siamo al capitolo 16, al verso 16. Il primo verso, dal primo al terzo verso di questo capitolo, Krishna analizza le caratteristiche di una persona divina, che quindi che ha un carattere divino. Nel verso 4 invece incomincia a elencare quali sono le caratteristiche di una natura demoniaca, per capire cosa significa demone, perché noi pensiamo al demone, al diavoletto con le corna, ma qui si parla proprio di una natura che è presente anche in noi. Perché è spiegato che soprattutto in quest'epoca, anche a Yuga, queste due nature sono presenti nella stessa persona. A volte emerge una e a volte emerge l'altra. Si fa l'esempio, in altre culture si fa l'esempio di due cani, come se ci fossero due cani affamati, che hanno fame, abbaiano in continuazione. E sopravvive solo il cane che viene sfamato. In questo caso, nell'esempio, queste due nature sono paragonate a questi due cani e siamo noi che decidiamo quale dei due cani, quale delle due nature, se quella divina o quella demoniaca, fa sopravvivere. E come lo decidiamo? Attraverso le nostre scelte, attraverso i nostri pensieri, attraverso le nostre azioni. Ogni volta scegliamo noi quale dei due cani fa sopravvivere piuttosto che l'altro, in base alle nostre scelte, alle nostre azioni, ai nostri pensieri. Quindi a volte emerge uno e a volte emerge l'altro. Però qua Krishna nella Bhagavad Gita ci dice come elevarci al piano della divinità, cioè della natura divina, di come risvegliare questa natura e far sì che l'altra natura, quella demoniaca, non prenda sopravvento. Allora adesso analizziamo. Nella Bhagavad Gita, nel verso 4, Krishna dice quali sono le caratteristiche della natura demoniaca. Cosa significa avere una natura demoniaca? Sono 6 caratteristiche che Krishna elenca. L'orgoglio, l'arroganza, la vanità, la rudezza, la collera e l'ignoranza. Queste sono le caratteristiche di una natura demoniaca. Nel capitolo 16, verso 4, potete leggere. Krishna dice l'orgoglio, l'arroganza, la vanità, la collera, la rudezza e l'ignoranza sono le caratteristiche della persona di natura demoniaca. Queste sono le caratteristiche. Essere demoni significa avere queste caratteristiche, essere orgogliosi. E noi vediamo come in quest'epoca soprattutto la caratteristica dell'anima condizionata, cioè la nostra caratteristica, è che ci inorgogliamo subito, facilmente, per qualsiasi cosa. Come sono bravo a fare questo, quello. Ecco, questa attitudine è un'attitudine in accordo con le scritture, in accordo con Krishna, è un'attitudine demoniaca, cioè che ci allontana dalla purificazione. L'arroganza, pensare di sapere più degli altri, la vanità, quindi voler essere adorato, essere sempre al centro, la rudezza, l'ignoranza, la collera. Queste sono le caratteristiche di questa personalità. E più avanti, nel verso 6, Krishna spiega che esistono due categorie di esseri. Esiste l'essere divino e l'essere demoniaco. Quindi ci sono queste due nature. E come facciamo a distinguerle?
E Krishna sempre lo spiega nella Bhagavad Gita, in accordo con i principi che noi seguiamo. Se si seguono i principi liberatori delle scritture, allora questo ci eleva e ci fa risvegliare la natura divina. Se non si seguono questi principi, ossia se si vive pensando che l'unico scopo della forma umana è quello di gratificarsi, per gratificarsi significa soddisfare le passioni egoistiche. Se noi pensiamo che quello è lo scopo, il mio scopo è divertirmi, essere felice io a discapito degli altri, che questa forma umana ha solo l'unico scopo di rendermi felice in questo mondo materiale, allora questo significa agire in maniera demoniaca, dimenticando chi siamo realmente. E quindi Krishna dice, in questo mondo esistono due categorie di esseri creati. Gli uni sono divini, gli altri demoniaci. E nel 16.10 dice qual è la caratteristica, la personalità dell'essere demoniaco, qual è la mentalità. Prima abbiamo parlato delle caratteristiche, adesso Krishna ci spiega qual è la personalità, la mentalità di una natura demoniaca. Ed è molto interessante perché Krishna dice, prendendo rifugio in una lussuria insaziabile, piene d'orgoglio e di vanagloria, le persone demoniache sono preda dell'illusione. Attratte da ciò che è temporaneo, si dedicano sempre ad attività malsane. Quindi questa è la mentalità, ossia prendere rifugio in una lussuria insaziabile. Lussuria insaziabile in sanscrito viene coniato col termine dusparam. Kama dusparam. Dusparam è composto da due parole, du e puram. Puram significa soddisfazione e du difficile da ottenere. Kama, la soddisfazione, la gratificazione, la soddisfazione delle passioni egoistiche è qualcosa di difficile da ottenere. E Krishna lo definisce una lussuria insaziabile. Insaziabile vuol dire che non smettiamo mai di desiderare, non siamo mai soddisfatti. Quello che abbiamo non è mai sufficiente, vogliamo sempre di più, di più, di più. E questo ognuno di noi lo può sperimentare. Non è mai sufficiente quello che abbiamo. Quindi prendiamo rifugio in una lussuria insaziabile, perché in un modo o nell'altro noi siamo dipendenti, non siamo liberi di respirare, non siamo liberi di vedere. Se non ci fossero degli elementi già presenti che Krishna ci concede, noi non avremmo nessuna libertà. Quindi siamo dipendenti, non siamo indipendenti. Dobbiamo semplicemente decidere da chi dipendere. Prendere rifugio significa proprio dare fiducia a qualcuno, a qualcosa. Le persone demoniache, questa mentalità significa dare rifugio ai desideri egoistici, ai desideri di soddisfazione. Pensare che la natura materiale è la risposta a tutti i nostri desideri di felicità. Pensare che le cose di questo mondo, le relazioni di questo mondo, siano quelle la risposta al nostro desiderio di amore e di felicità. Quindi questo significa prendere rifugio in ciò che è temporaneo, in una lussuria insaziabile. E prendere rifugio in questa lussuria, in questi desideri, provoca tanta ansia. Perché abbiamo paura sempre di perdere ciò che abbiamo. Non sappiamo se è sufficiente. Non sappiamo se ci abbandona da un momento all'altro il lavoro, la persona cara, ogni cosa, c'è una paura. Quindi la mentalità è prendere rifugio in questa lussuria insaziabile, essere pieni d'orgoglio e di vanagloria, crederci importanti, crederci speciali. Ed è esattamente l'educazione che viene data normalmente, perché fin da piccoli noi veniamo educati ad avere fiducia nelle nostre capacità, a pensare che possiamo farcela da soli, come leggevamo prima nella spiegazione precedente. La caratteristica dell'essere demoniaco pensa ce la posso fare da solo, non c'è nessuna forza esterna. Quello che ho, qualunque cosa io ottengo, è dovuto al mio sforzo, alla mia abilità. E quindi, qua dice, le persone demoniache sono preda dell'illusione, cioè scambiano ciò che è vero per ciò che non è vero. Essere in illusione significa non avere le idee chiare, non essere lucidi, non essere sobri.
scambiare ciò che è reale per ciò che non è reale e viceversa. Sono attratte da ciò che è temporaneo, sono attratte da ciò che ha una fine. Temporaneo vuol dire che ha un inizio e una fine. Questo mondo materiale è così, è reale perché c'è, ma è temporaneo. Perché? Perché tutto finisce, tutto muore. Ogni cosa si degrada, anche le relazioni. Quindi avere una mentalità demoniaca significa avere fiducia in tutto in ciò che è temporaneo, avere fiducia che quello che vedo è tutta la realtà, quello che vedo con questi occhi limitati, quello che credo è la verità. E quindi sono attratte da ciò che è temporaneo e si dedicano ad attività malsane. In sanscrito attività malsane viene tradotto con asuci vratta. Suci vuol dire ciò che è pulito, ciò che è puro. Asuci, a significa negazione, ciò che non è pulito. Quindi tutto ciò che ci allontana dalla realizzazione spirituale viene definito non pulito. Perché non pulito? Perché sporca continuamente il nostro cuore che è già sporco. Perché è già sporco, è già coperto da tutti questi desideri di avidità, di gelosia, di lussuria. Tutto ciò copre il nostro cuore, lo sporca. E quindi nel verso di oggi dice che una persona che vive così, una persona che ha questa caratteristica, che quindi ha queste caratteristiche demoniache e ha questa mentalità demoniaca, vive in questo modo, cioè è frastornato da molteplici angosce. Ha sempre paura. Infatti, quali sono i medicinali più venduti? Gli ansiolitici. Perché? Perché la maggior malattia, il maggior malessere è di natura mentale. E sono imprigionati in questa rete di illusioni. Voi pensate, qua si fa l'esempio di dei pesci in una rete che vengono catturati e non possono più scappare. E chi vive in questo modo è intrappolato in questa realtà materiale, vive questa angoscia, quest'ansia costante. E si attacca troppo al piacere dei sensi. E Krishna conclude dicendo sprofonda nell'inferno. Sprofonda nell'inferno significa che sprofonda in una situazione di sofferenza incredibile, di dolore, perché chi vive così vive male, si vive male. E Krishna spiega nella Bhagavad Gita che sono tre le porte che ci portano all'inferno. Chi se le ricorda? Kama, Kroda e Loba. Kama, che è la lussuria, la collera e l'avidità. Perché queste tre porte ci portano all'inferno? Cos'è Kama? Kama sono i desideri, come abbiamo letto, desideri insaziabili, di più, di più, di più, non riesco a soddisfarmi, non riescono mai a essere sufficienti, quindi da Kama passiamo a Kroda, collera. No, lo voglio, voglio di più, avidità. Allora, queste tre porte ci conducono all'inferno. Ma Krishna ci dice che bisogna evitare queste tre porte. Nel capitolo 16, nel verso 22, Krishna dice che ha saputo evitare queste tre porte dell'inferno, si dedica ad attività che favoriscono la realizzazione spirituale e gradualmente, quindi un processo graduale, raggiunge la destinazione suprema. La destinazione suprema è essere felici, risvegliare veramente il nostro puro amore per Krishna. Per capire quale tipo di attitudine noi abbiamo verso questo mondo, un devoto ha fatto un esempio molto carino e molto divertente che ci può aiutare molto. Pensate a un hotel e un ospedale. Pensate a queste due realtà. Quando andate in un hotel, quando andiamo in un hotel, cosa ci si aspetta dall'hotel? Massimo servizio. No? Le persone che lavorano in hotel, che cosa devono fare? Devono servirci, giusto? Io pago, tu mi devi servire, giusto? Ossia devono essere al mio servizio, no? Devono fare quello che dico io. Noi instauriamo delle relazioni personali con queste persone? Non ci interessa, no? Perché loro devono prendermi la giacca, portarmi la colazione, farmi questo, farmi quello. Forse
Certo, questa è la nostra mentalità. Vogliamo, sono per me, sono lì preposte per la mia soddisfazione, perché io ho pagato ed è giusto che loro facciano il loro lavoro. Com'è l'ospedale? Quando io vado in ospedale, cosa mi aspetto da me quando vado in ospedale? Che mi curino, quindi che mi diano guida, cure. E quali sono le relazioni che si instaurano in un ospedale? Solitamente, adesso non prendiamo ad esempio gli ospedali odierni, perché c'è molta degradazione, ma in teoria in un ospedale ci dovrebbe essere una relazione di delle relazioni tra i pazienti. Faccio un esempio, molti anni fa, più di 20 anni fa, a causa di un trauma cranico, sono stata ricoverata in un ospedale, nel reparto neurologia. E lì c'erano diversi malati, diversi gradi di malattia, e tutti collaboravamo insieme per aiutarci a vicenda, perché siamo in ospedale, siamo tutti malati. Non c'è uno peggio o uno meglio, siamo malati, abbiamo bisogno di guida, abbiamo bisogno di rifugio. Quindi non pensiamo in un ospedale che quella persona sia preposta per il mio piacere. Pensiamo, quella persona è lì, il medico, l'infermiere, per aiutarvi, per guarire. Allora, ogni volta che noi vediamo questo mondo materiale come un hotel, noi stiamo sfamando il cane che rappresenta nella nostra metafora la natura demoniaca. Quando noi pensiamo che le persone, i luoghi, qualsiasi cosa sia lì, per me, è il mio diritto. Ogni volta che io penso questo, allora sfamiamo questo cane e diventa sempre, sempre più forte. E infatti vedete che in questo mondo materiale, qual è la caratteristica delle relazioni basate su questa soddisfazione? Sì. Si amano le cose, ma si usano le persone. Come posso utilizzare questa situazione per me? Come quando vado in hotel, che suoniamo la campanella e ci devono servire, e non dobbiamo aspettare, perché io ho pagato, e io, quindi è il mio diritto, no? Adesso ognuno lotta per i propri diritti, no? Ognuno pensa ai propri diritti, non si parla mai di doveri. In ospedale non è così, in ospedale noi sappiamo, ho una malattia, c'è qualcuno che mi può aiutare, c'è qualcuno che è preposto, non per la mia soddisfazione, ma per curarmi. Questa attitudine è proprio delle persone che hanno una natura divina, che non vogliono prevalere e utilizzare gli altri, ma che vogliono, come dice qui, risvegliare gradualmente l'amore per Dio. Quindi questo significa avere successo nella vita materiale. Non è un caso che la prima caratteristica che Krishna ha elencato nel verso 16.4, quando ha parlato delle caratteristiche della natura demoniaca, è l'orgoglio. Vita spirituale significa coltivare l'umiltà. E coltivare l'umiltà è qualcosa che rende felici, non è qualcosa che deprime. A livello materiale deprime pensare che sono un inetto, che non sono capace, che c'è qualcuno che è più bravo di me. E quindi veniamo educati a conta sulle tue forze, fai del meglio, anche a discapito degli altri, come abbiamo letto qui nella spiegazione di oggi. Ciascuno di questi soggetti crede di poter vivere a discapito degli altri. E chiaramente ognuno pensa così. E se ognuno pensa così, si creano lotte, si creano conflitti, prima all'interno della famiglia, poi tra vicini, tra colleghi, tra nazioni, tra popoli. Ma tutto nasce da questa attitudine demoniaca, cioè dal vedere gli altri come qualcosa per me, per la mia soddisfazione, per il mio piacere, queste passioni egoistiche che pulsano. E quindi la prima qualità richiesta è quella proprio di coltivare l'umiltà. Coltivare l'umiltà significa essere felici di essere così piccoli e dipendenti da Krishna, Dio la persona suprema, e vedere invece la grandezza di Dio. È come un bambino. Normalmente un bambino
ha tanto apprezzamento per il padre, perché vede che papà è forte, che può risolvere tutti i problemi, che mi può aiutare, non nutre invidia, se è una situazione normale, si sente protetto dal padre e quindi prende rifugio nel padre. Questo significa essere, avere una natura divina e prendere rifugio in ciò che ci può veramente aiutare. Ma se noi prendiamo rifugio, come è scritto qui nella Bhagavad Gita, in questi desideri insaziabili, in questa kama duspuram, prendiamo rifugio lì, allora il risultato è questo, che vivremo frastornati da molteplici angosce e imprigionati in questa rete di illusioni. Mojala. Una rete vuol dire che non puoi uscire, pensate a una rete, ai pesci, o pensate anche a internet, una rete. Una volta che ci cadi, sei intrappolato se non lo sai usare bene. Tante cose, sono tutte reti che ci intrappolano. Allora bisogna elevarsi. E Krishna conclude questo capitolo dicendo: dovresti dunque determinare, alla luce dei principi enunciati nelle scritture, ciò che appartiene al tuo dovere, e per capire ciò che appartiene al nostro dovere noi dobbiamo rifarci alle scritture, al maestro spirituale, ai Vaishnava, ai Sadhu, chi pratica questa vita, che può farci realmente comprendere quali sono i doveri e ciò che non vi appartiene, quindi discriminare. Poi, conoscendo queste regole, cioè queste regole che ci permettono di coltivare la natura demoniaca, di coltivare la natura divina, dovresti agire in modo da elevarti gradualmente. Lo scopo della forma umana è elevarsi gradualmente. E nella vita spirituale sono richieste 4D, e queste possono aiutarci. Ci vuole il desiderio, ci vuole una disciplina, ci vuole la determinazione e poi c'è la devozione. E questo in qualunque cosa, anche a livello materiale, dobbiamo avere un desiderio, voglio fare qualcosa. Voglio fare qualcosa, quindi ho bisogno di una guida, di un sentiero, di una disciplina. Questa disciplina mi permette gradualmente di sviluppare determinazioni, devo essere determinato che voglio qualcosa. E questo mi permette di ottenere il successo, cioè la devozione. In questo modo possiamo liberarci da questa jamul, da questa rete dell'illusione. E ditemi se c'è qualcosa, qualche punto, qualcosa che volete approfondire, perché sono passaggi molto profondi e molto interessanti, perché noi nella nostra vita dobbiamo coltivare queste qualità. La natura divina ci permette di avere un carattere ideale, reale, vero. Invece ogni volta che emerge la natura demoniaca, allora stiamo perdendo di vista qual è lo scopo. E vediamo che nella nostra giornata, in tanti momenti, possiamo essere preda della collera, della lussuria, della frustrazione, dell'arroganza, dell'orgoglio, della vanità. Quindi, come fare per far sì che questa natura demoniaca non prenda il sopravvento? E si comincia dalle piccole cose. Bisogna coltivare nella propria vita, nella propria quotidianità, queste caratteristiche di natura divina. Quindi se c'è qualche punto, qualcosa di cui volete parlare. Sì? Sì, sì, eccolo, allora, il microfono proprio lì. Allora, Hare Krishna, volevo fare questa domanda. Se noi abbiamo parlato di questa scelta tra natura divina e natura demoniaca, però c'è un verso nella Bhagavad Gita che dice che la persona non è il fautore dell'azione perché è condizionata dalle tre influenze della natura. La mia domanda è: se una persona è influenzato dalle tre influenze della natura materiale, incluse ignoranza e passione, che sono quelle che ci preoccupano di più, come facciamo noi a orientarci sulla scelta della natura divina o demoniaca, se a condizionarci è una cosa esterna a noi e molto
molto più grande di noi. Sì. L'unico metodo è la preghiera, perché è Krishna che ci permette di controllare i sensi e di risvegliare questa natura divina. Non è con un nostro sforzo personale, né fisico, né intellettuale, né di sacrifici, ma se noi preghiamo Krishna e onestamente diciamo io ho queste debolezze, ho questa natura demoniaca che incombe, sono attratto da tutto ciò che è nefasto per la mia vita spirituale, quindi da tutto ciò che è sotto l'influenza della passione e dall'ignoranza. Ma ci, prendiamo, per questo bisogna prendere rifugio in Krishna e non nella natura materiale. Ma se prendiamo rifugio in Krishna attraverso un canto sincero, attraverso il canto del Mamantra Hare Krishna in maniera sincera, allora è Krishna che interviene e ci permette di elevarci, se noi siamo sinceri in questo desiderio. Per questo è la prima qualità di un aspirante spiritualista, è la sincerità. Sincerità vuol dire non avere altri desideri, se non quello di elevarsi e di risvegliare questo amore. E anche se per guna e karma possiamo essere soggetti a queste influenze basse, come la passione e l'ignoranza, ma se prendiamo rifugio nel santo nome, prendiamo rifugio in Krishna, ci eleviamo gradualmente. Che intendi per prendere rifugio? Cantare, cantando, recitando il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, impegnandosi in attività tese alla soddisfazione di Krishna, quello che viene chiamato servizio di devozione, Bhakti Yoga. Noi dobbiamo agire, non possiamo rimanere fermi. Allora, karma yoga significa agire, karma, ogni azione corrisponde a una reazione. Se io agisco in maniera cosciente di Krishna, in maniera cosciente di Dio, allora quell'azione non procura karma. Karma yoga è un sinonimo di bhakti yoga se noi agiamo per servire Krishna. Sì, sì, come se ne parla nella Bhagavad Gita. Quindi, impegnarsi in attività, nel servizio di devozione e studiare queste scritture. Allora, questo ci permette di risvegliare questa natura. Questo significa prendere rifugio nelle scritture, prendere rifugio in Krishna, prendere rifugio in tutto ciò che è collegato alla vita spirituale. Come dice qua Krishna all'inizio del capitolo, nel capitolo, sempre questo capitolo, ma nel verso 6, dice, esistono due categorie di esseri creati, gli uni sono divini e gli altri demoniaci. Poiché ti ho già parlato a lungo delle qualità divine, ora ascolta da me, o figlio di Prita, gli attributi demoniaci. E Srila Prabhupada, nella spiegazione, afferma. Dopo aver assicurato Arjuna, dicendogli che è nato con qualità divine, Sri Krishna gli parla ora delle persone demoniache. E gli dice, i primi, nati con qualità divine, si sottomettono a certe regole di vita, seguendo i precetti delle scritture e le autorità in campo spirituale. Quindi le persone natura divina, in accordo con quello che dice Krishna e il suo puro rappresentante, sono le persone che vivono seguendo i precetti delle scritture e le autorità in campo spirituale. Ognuno, in effetti, dovrebbe compiere il proprio dovere alla luce delle scritture autentiche. Come faccio a capire che cosa le scritture mi dicono di fare e che cosa mi dicono di non fare? E per fare questo ci sono tre punti di riferimento nella vita di un aspirante spiritualista. Guru, Sadhu, Shastra. Guru, Sadhu, Shastra significa maestro spirituale, devoti, Vaishnava, quindi chi vive queste, le scritture e le scritture. Quindi bisogna compiere il proprio dovere alla luce delle scritture vediche, cioè in uno stato d'animo che si definisce divino. Chi segue queste scritture viene definito divino. Quindi prendere rifugio in Krishna significa prendere rifugio in questo, in quello che le scritture ci consigliano di fare. I secondi non osservano i principi, spiega Srila Prabhupada, enunciati dalle scritture, ma agiscono seguendo il loro capriccio. Agire seguendo il loro capriccio significa agisco per soddisfare quello che adesso ho voglia di fare. Agisco perché la mente mi propone questo, i sensi mi propongono questo, quindi per capriccio vuol dire senza che nessuno mi abbia detto di farlo, di non fare qualcosa.
Allora, queste persone che agiscono seguendo il loro capriccio sono chiamati Asura o demoni. Vediamo, quindi Srila Prabhupada dice, vediamo dunque che l'unico criterio, quindi l'unico criterio per capire se siamo demoni o quindi se abbiamo questa natura piuttosto che l'altra, quindi se prendiamo rifugio in ciò che è temporaneo, se prendiamo rifugio in ciò che è reale, supremo, in Krishna, l'unico criterio è l'obbedienza ai principi regolatori contenuti nelle scritture. Questo è il criterio. E questo significa prendere rifugio in Krishna. Ah, Prasada, perché voi dovete andare via tra poco, vero? Sì. Sì. Una domanda. Io provo in italiano, ma sì. Avremo un'avventura. Stavo pensando dalla persona che sta iniziando un percorso di liberarsi. È molto aiutante da andare in una comunità, di essere in rapporto con altri che stanno liberandosi. Sì. Comunque all'inizio il percorso è un po' staccato. Ci sono contesti dove ci sono questi insegnanti, la comunità, la pratica, la mantra, eccetera. Poi c'è un altro mondo, la vita normale all'inizio, dove c'è a casa la famiglia, persi in passione, ignoranza, eccetera. Come si può bilanciare queste nuove lezioni all'inizio del percorso? Brava, bella domanda. La compagnia è fondamentale, come dicevi tu. Il percorso spirituale prevede delle tappe. La prima tappa è, in sanscrito si chiama Shraddha, fede. Shraddha, fede, significa al nostro livello avere apprezzamento per la vita dei devoti di Krishna, avere apprezzamento e dire anche a me piacerebbe vivere così, avere apprezzamento per quello che fanno. Quindi avere fede. Dopo Shraddha c'è Sadhu Sangha. Sadhu Sangha significa compagnia. Dopo la compagnia c'è Bhajana Kriya, c'è l'impegno nel servizio di devozione sotto la guida di un maestro spirituale autentico. Quindi Sadhu Sangha è fondamentale. Ma questo è in tutti i campi, anche a livello materiale. Se io voglio essere un bravo chitarrista, un bravo musicista, vado a cercare persone con cui posso condividere la musica. Se ho un interesse, ditemi voi, per il calcio, per qualsiasi cosa, vado a cercare quelle persone. Perché? Perché quelle persone parlano solo di quello, hanno solo quell'interesse. Quindi, se io ho questo desiderio di risvegliare veramente l'amore per Dio, l'amore per Krishna, quindi di comprendere veramente chi sono e qual è lo scopo della vita, devo cercare la compagnia di chi è attratto da questi argomenti, quindi è fondamentale. E anche se viviamo in una situazione esterna fisicamente, magari non puoi vivere all'interno di un tempio protetta dalle mura di un tempio, ma vivi a casa, perché ci sono questi templi? Perché ci sono queste oasi trascendentali all'interno di una città, di un paese? Perché qui puoi prendere la forza, la carica, per poi affrontare tutto ciò che dovrai affrontare, lavoro, famiglia, eccetera. Il mantra di Krishna è come uno scudo. Ti protegge da tutte le influenze. Però la cosa fondamentale è caricarsi bene. E come ti carichi? Attraverso il mantra, attraverso la compagnia dei devoti, attraverso lo studio, attraverso il servizio di devozione, agire per servire Krishna. Bhakti yoga significa proprio agire, non è una meditazione, non è mi siedo e penso a Krishna, non è proprio fare qualcosa che piace a Krishna. E per sapere cosa piace a Krishna, devi informarti attraverso le scritture, attraverso i devoti. Se inviti per esempio qualcuno a casa ed è la prima volta che lo inviti, non sai cosa gli piace. E quindi chiedi a qualcuno che lo conosce, okay, cosa gli piace, cosa posso cucinare per lui. E quindi in questo modo ti puoi caricare. Il mamata fa proprio da scudo. Perché coscienza di Krishna significa proprio un livello di coscienza, e questa coscienza è possibile
in una casa, in un tempio, tu puoi trasformare la tua casa in un tempio, in un mandir. Mandir vuol dire dove la mente, manas e dira, tranquilla, perché è assorta nel canto del mantra di Krishna. Però per fare questo ti devi caricare, sempre. È come una medicina che va presa, c'è una posologia. Non so se ti sei mai curato, se hai mai utilizzato dei medicinali, mattina, pomeriggio e sera. Che anche per la vita spirituale c'è una posologia. Devi fare questo se vuoi affrontare le varie difficoltà, perché il mondo fuori, il mondo materiale, quello cioè non, dove Krishna non è al centro, ma dove ci mettiamo noi al centro, è molto difficile da superare, Krishna dice. Ma per colui che prende rifugio in me, per colui che si arrende a me, diventa facilmente superabile, perché Krishna ti aiuta. È molto semplice, basta caricarsi, sì, come una batteria. Sì, ho iniziato solo dai due. Sì, come? Ah, come una batteria. Sì, c'è la fede, c'è la compagnia dei devoti, Sadhusanga, poi c'è Bhajana Kriya, che è l'impegno nel servizio di devozione sotto la guida di un maestro spirituale autentico. E poi c'è Anartha Nivritti. Anartha Nivritti è uno stadio molto importante. Grazie Rita, Hare Krishna. Tutto ciò che è un ostacolo al nostro avanzamento spirituale. Anartha, artha vuol dire ciò che è di buon auspicio. Anartha, al privativo, ciò che non è di buon auspicio. Quindi l'orgoglio, la lussuria, i sei nemici, l'avidità, la collera. E questo è Anartha Nivritti. Questo stadio può richiedere molto tempo. Sì. Gradualmente poi si diventa fissi, quindi c'è nishta, diventi fissa, stabile nel servizio di devozione dopo questo livello. Diventi fissa, poi c'è il gusto, luci, e poi c'è l'attaccamento al servizio, che in sanscrito si chiama shakti. No, siamo a sei. Sono nove. Scusa Federica. Però la cosa importante è comprendere che la base è Shraddha, la fede. In realtà la fede è una cosa che noi coltiviamo tutti i giorni. Quando prendi un autobus tu hai fede che quell'autobus ti porti nel posto. Qualunque cosa richiede fede, qualunque nostra azione, noi abbiamo fede sempre in qualcosa e qualcuno. E la vita spirituale in questo percorso significa avere fede. Al nostro livello inizialmente significa avere apprezzamento per quello che vedo, e quindi ok, mi piace, voglio farlo anch'io, voglio, e quindi dopo questo apprezzamento, quando tu apprezzi qualcuno, cerchi la compagnia di quelle persone, quindi sadhusanga, la compagnia. È un processo, come abbiamo letto qui, è un processo graduale, ma funziona perché è un metodo scientifico. Sì. C'è qualcos'altro? Allora, grazie ancora, grazie per essere venuti. Adesso continuiamo, c'è un piccolo canto ancora, Nishringadeva, e poi ci sarà la cena che viene offerta. Hare Krishna.